Il suo obiettivo ha catturato la Palermo degli anni 70 e 80 con la guerra di mafia, i suoi eroi e i suoi cadaveri, fino alla primavera della città. Ma Letizia Battaglia non è stata solo una fotografa di mafia, ma una delle più importanti testimoni dell'Italia del Novecento. A lei il Maxxi di Roma dedica una mostra dal titolo Letizia Battaglia per pura passione fino al 17 aprile. 200 fotografie, ma anche riviste, filmati e interviste che ne testimoniano l'impegno civile e il percorso creativo. Molte delle fotografie esposte provengono dalla grande stagione dell'Ora di Palermo, ma ci sono anche i ritratti fatti a Pasolini, Francarame, Frank Zappa e Guttuso, le foto di occupazioni e scontri di piazza degli anni 70, la serie realizzata nell'83 nell'ospedale psichiatrico Pindemonte, il suo lavoro nell'editoria e nel teatro. Nella grande installazione Antologia, che raccoglie la summa del suo lavoro, ritroviamo le foto dei bambini e delle donne dei quartieri popolari di Palermo, la borghesia e la nobiltà della città, ma soprattutto gli scatti d'inchiesta sulla mafia. Dagli uomini delle istituzioni in prima fila contro Cosa Nostra, da Boris Giuliano a Ninni Cassarà a Giovanni Falcone, ai politici legati alla criminalità, come Salvo Lima e Vito Ciancimino. E la famosa foto di Giulio Andreotti con il mafioso Nino Salvo, che divenne uno dei principali capi d'accusa nel processo contro l'esponente democristiano. La mafia in questi anni è stata meno vistosa, non si è fatta vedere, anche perché a seguito di questa trattativa Stato-mafia avevo ottenuto dei vantaggi. È difficile fotografare oggi la mafia, perché la mafia è dentro la politica, dentro un palazzo di giustizia, è molto difficile.